finiti gloriosamente i sei canti dedicati alla poesia e praticamente conclusa la permanenza nell'ultima cornice, il canto 27esimo, da molti considerato uno dei più belli del Purgatorio, inizia con una complessa spiegazione per dire che il sole stava tramontando. Il soggetto è il sole, di cui Dante indica con il solito ampio respiro la posizione che ha in quel momento nei vari punti del mondo. Sì, come quando i primi raggi vibra là dove il suo fattor lo sangue sparse, a Gerusalemme, cadendo Ibero sotto l'alta Libra, il fiume Ebro, per indicare la Spagna o la penisola iberica, si trova sotto la costellazione della Bilancia perché è mezzanotte e l'onde in Gange da nona riarse e in India le acque del fiume Gange sono riarse dal sole a picco perché è mezzogiorno per la liturgia l'ora nona. Sì, stava il sole, onde il giorno s'engiva come l'angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava «Beati mondo corde, beati i puri di cuore», la sesta beatitudine, «in voce assai più che la nostra viva». Poscia, più non si va, se pria non morde anime sante il fuoco, entrate in esso e al cantar di là non siate sorde. Ci disse come noi li fummo presso, perch'io divenni tal, quando lo intesi, qual è colui che nella fossa è messo. C'è chi intende come sapegno pallido e freddo come un cadavere, che mi sembra la migliore. Altri come la chiamaci, come il condannato messo nella fossa per esservi sepolto vivo. In sulle man commesse mi protesi. L'edizione Boscoreggio riporta una decina di possibili posizioni delle mani e del corpo di Dante proposte dai vari studiosi. Lettura davvero esilarante. Il Sermonti parla di posa maldestra e indecifrabile. Per man commesse quasi tutti intendono mani giunte. Io trovo la più ragionevole la spiegazione dell'edizione Boscoreggio. Virgolette. Il gesto più naturale in chi guarda temendo il fuoco è quello di avvicinare le mani con le palme rivolte alle fiamme quasi a sentirne il temuto calore e allontanarlo da sé. Guardando il fuoco e immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Vorrei che ci fermassimo un istante su questo terribile verso e cercassimo di immaginare umani corpi accesi. In queste letture ho parlato spesso di roghi, ma un fatto è dire roghi, altra cosa è dire umani corpi accesi. Dante dice già veduti, certo che li ha visti, era uno spettacolo piuttosto frequente all'epoca, e a bruciare erano soprattutto gli eretici, come scrivono tutti i commenti, e soprattutto i catari, l'eresia più diffusa. E non dimentichiamo poi che Dante era già stato condannato a morte e la sentenza specificava al rogo così che muoia. A proposito di questo verso, c'è un commento che mi ha dire indignato è dir poco. È del Di Salvo, in ogni caso Dante non mette in discussione il giudizio che condanna al rogo, fissa lo sguardo sul volto terrorizzato degli avviati a morte con il mezzo del fuoco che, come egli riconosce, aveva la funzione di affinare, di liberare l'anima dalle impurità e di consegnarla depurata, raggentilita alla divinità. È quello che sostenevano gli inquisitori, che li mandavano al rogo per il loro bene. Ora è vero che il fuoco, il passaggio attraverso il fuoco, ha questo significato.
ma non il fuoco che ti uccide, che non è altro che una spietata, crudele condanna a morte. E dire che Dante non mette in discussione questa prassi è una bestemmia. Il passaggio attraverso il fuoco, anzi attraverso i quattro elementi, è un momento ineludibile in un cammino iniziatico. Ne parlo in questo mio libro, Mozart come Dante, in cui traccio un parallelo tra la commedia e quell'altro grande capolavoro che è il flauto magico di Mozart, in cui viene detto: colui che percorre questa strada piena di difficoltà si purifica attraverso fuoco, acqua, aria e terra. Se saprà vincere il terrore della morte, si innalzerà dalla terra verso il cielo. Illuminato sarà allora in grado di consacrarsi interamente ai misteri di Iside. A parte i misteri di Iside, è comunque un sapere non riconosciuto dalla Chiesa e pertanto Dante non poteva esprimerlo con la stessa chiarezza di Mozart. Ma è quello che fa. Ha già attraversato la terra, ora attraverserà il fuoco e poi ci sarà anche l'attraversamento dell'acqua e dell'aria. Volsersi verso me le buone scorte, Virgilio e Stazio. E Virgilio mi disse: figliuol mio, qui può esser tormento, ma non morte. Sottolineo, ma non morte. Ricorditi, ricorditi, e se io sovresso Gerion ti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Il richiamo a Gerione è appropriato, sia perché anche lì Dante era terrorizzato dall'idea di salire sulla groppa di quel mostro, sia perché anche quello era un passaggio molto importante. Credi per certo che se dentro all'alvo di questa fiamma stessi ben 1000 anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu forse credi che io ti inganni, fatti ver lei, avvicinati alla fiamma e fatti far credenza con le tue mani al lembo di tuoi panni. Assicurati che non brucia mettendo con le tue mani un lembo della tua veste nel fuoco. Pon giù omai, pon giù ogni temenza, deponi ogni timore, volgiti in qua e vieni, entra sicuro. E io, pur fermo e contra coscienza, ostinatamente fermo e contro la mia stessa coscienza che mi esortava a obbedire. Quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco, disse: or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in su la morte e riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio. La vicenda è raccontata nelle Metamorfosi di Ovidio. Leggo il riassunto che fa la Chiavacci. Piramo e Tisbe, due giovani babilonesi contrastati nel loro amore dalle rispettive famiglie, decisero di fuggire insieme e si dettero appuntamento presso un gelso fuori città. Ma Tisbe, giunta per prima, fu messa in fuga da una leonessa e lasciò cadere il velo, che la belva lacerò e macchiò col suo muso insanguinato. A quella vista Piramo, sopraggiunto poco dopo, credette Tisbe morta e si uccise con la propria spada. Tisbe, tornata presso il gelso, lo vide a terra e lo chiamò piangendo, scongiurandolo di aprire gli occhi e guardarla e ripetendo il proprio nome. A quel nome Piramo aprì gli occhi, già gravati dalla morte, la vide e la riconobbe. Tisbe, vistolo ormai morto, si uccise a sua volta accanto a lui. Il sangue di Piramo bagnò le radici dell'albero e da quel giorno i frutti del gelso si mutarono di bianchi in vermigli. Chiuse le virgolette. Come sempre, Dante coglie in soli 3 versi il momento culminante della vicenda.
e non poteva raffigurare meglio la sua emozione nel sentire il nome di Beatrice se non con l'accenno a questo grande, straziante mito. Così, il così è riferito al cambio di colore del gelso, ma c'è anche il rimando al risveglio, all'aprire gli occhi nel sentire l'amato nome. Così la mia durezza fatta solla, molle, mi volsi al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla, germoglia, rifiorisce. Ond'ei crollò la fronte e disse: «Come? Volenci star di qua?» Indi sorrise come il fanciul si fa che è vinto al pome, che si lascia convincere con la promessa di un frutto. Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Stazio per tutto questo tempo divise Dante da Virgilio. Finora Dante era sempre dietro di loro, in questo momento viene a stare tra loro due. Sì, com fui dentro, nel fuoco, in un bogliente vetro, bollente e liquido, gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi l'incendio senza metro smisurato. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: «Gli occhi suoi già veder parmi». Guidavaci una voce che cantava di là, e noi attenti pur a lei, a quella voce, venimmo fuor là ove si montava. Fuori dal fuoco c'era una salita, un'altra scala. «Venite, benedicti patris mei», come scritto nel Vangelo di Matteo, nel giorno del giudizio universale Gesù dirà agli eletti: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo». Sonò dentro un lume che lì era, tal che mi vinse e guardar non potei. Non è Beatrice, è l'ultimo angelo. «Lo sol sen va», soggiunse, «e vien la sera. Non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'occidente non si annera». Dritta salia la via per entro il sasso. Estremamente sintetici commenti a questo verso. Il sapegno scavata nella roccia, la chiavacci è quindi più rapida. Io invece vorrei farvi notare una cosa. Sono solo quattro i versi del poema in cui compaiono insieme le parole dritta e via. E solo due sono riferite al cammino di Dante. Questa e quella all'inizio, perché la diritta via era smarrita. Non potrebbe significare che qui l'ha ritrovata? Sarebbe così uno dei tanti elementi, ne vedremo anche altri, che collegano la fine del purgatorio all'inizio dell'inferno, questi due regni opposti, ma dal punto di vista strutturale speculari. Dritta salia la via per entro il sasso, verso tal parte ch'io toglieva i raggi dinanzi a me del sol che era già basso. Anche all'inizio del purgatorio, nel terzo canto, Dante diceva di avere il sole alle spalle, ma era l'alba, se ricordate, ora ha il tramonto alle spalle, il che significa: uno, che sta andando verso oriente; due, che nella lunga salita ha percorso, come dicono i commenti, metà della circonferenza della montagna del purgatorio, e questo è vero. Io però aggiungerei un'altra considerazione. È lui, Dante, che si è girato, esattamente come era avvenuto all'uscita dell'inferno. Lì si era capovolto. Qui non è un capovolgersi, ma è comunque un volgersi dalla parte opposta. Ha fatto, lentamente, un giro completo su se stesso. Da qui in poi è importantissimo, secondo me, fare attenzione e ricordare le varie indicazioni che Dante dà dei suoi movimenti.
Io comunque li riprenderò tutti, insieme ai tanti particolari che hanno un portato simbolico, di cui è sovraccarica la lunga, complessa scena che avrà luogo in questo spazio che viene presentato come il paradiso terrestre da cui furono cacciati Adamo ed Eva. Di tutto quello che avverrà a partire da questo momento e per i prossimi tre canti, do una lettura molto particolare. Ne parlo nel mio primo libro e certamente ne parlerò a voi, ma lo devo fare dopo che tutte queste strane cose sono avvenute. Come altre volte, anzi più di altre volte, mi è stata preziosa e chiarificatrice, direi illuminante, una figura presente nell'induismo e anche nel buddismo, quella del mandala. Questi accostamenti non sono fini a se stessi, mi hanno fornito una chiave di lettura che mi ha consentito di decodificare il linguaggio simbolico, che la nostra cultura ha in gran parte dimenticato, e di penetrare nel significato profondo del testo dantesco. A questo parallelo dedicherò un'intera puntata, ma più in là. Nel frattempo mi sentirete ogni tanto rimandare a quella puntata, che vi stupirà per l'incredibile quantità di convergenze, di parole, azioni, situazioni identiche. E di pochi scaglion levammo i saggi, salimmo pochi scalini. Levare i saggi significa prendere un assaggio di qualcosa per valutarne la qualità. Che il sol corcar per l'ombra che si spense, sentimmo dietro, e io e i miei saggi, e pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'uno aspetto, dello stesso colore nero, splendido questo immense. E notte avesse tutte sue dispense. La parola dispense è stata intesa in vari modi, ma alla fine il verso ha sempre lo stesso significato, ovvero prima che la notte si diffondesse ovunque. Ciascun di noi d'un grado fece letto, si coricò su un gradino, che la natura del monte, per cui andar su di notte non si puote, ci affranse la possa del salir più e il diletto, ci tolse la forza e il desiderio di salir più in alto. Quali si stanno ruminando, manse, mansuete, le capre, state rapide e proterve. Rapide è inteso veloci dalla chiavaci e rapaci dal sapegno, preferisco veloci. E proterve, cioè ardite, irrequiete, sovra le cime avante che sien pranse, prima di essere pasciute, sazie, tacite all'ombra, mentre che il sol ferve, nelle ore più calde del giorno, guardate dal pastor che in sulla verga appoggiato sé e lor di posa serve, e a loro concede il riposo. Così legge il Petrocchi e anche il Sanguinetti, mentre l'edizione precedente leggeva e lor poggiato serve. E quale il mandrian che fuori alberga, lungo il pecuglio suo queto per notta accanto al suo gregge, guardando perché fiera non lo sperga, non lo disperda, tali eravamo tutti e tre a lotta allora, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta, le alte pareti della roccia ai due lati della scala. Ora vorrei leggervi una considerazione molto bella e interessante che fa solo il Sermonti a proposito dei numerosi vocaboli nuovi presenti in queste ultime terzine. Giusto e ovvio definirli latinismi, in realtà però, se ci badi, viene fatto di definire latinismi solo quei termini che non abbiano attecchito nel nostro uso linguistico, tipo dispenso, manso, pranzo, peculio, spergere.
gli altri, i più fortunati o comunque quelli che adoperiamo ancora noi, no. Quando mai leggiamo in nota che aggettivi come immenso e rapido o verbi come pernottare sono latinismi, sebbene siano estratti dal latino e non risulti che qualcuno li abbia usati in italiano prima di Dante. Poco parer potea lì del di fori. Le due pareti alte e vicine consentono una visione limitata, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere e più chiare e maggiori. Sì, ruminando, pensando alle cose viste, la metafora riprende la similitudine delle capre, e sì, mirando in quelle, le stelle, mi prese il sonno che sovente, anziché il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora sono le parole con cui sempre inizia il racconto del sogno, e questo è il terzo e ultimo sogno di Dante. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragiò nel monte Citerea che di fuoco d'amor par sempre ardente. Nell'ora che il pianeta Venere mandò da Oriente i suoi primi raggi sul monte del Purgatorio, all'inizio del Purgatorio, nel primo canto, Dante aveva visto lo bel pianeta che d'amar conforta sorgere poco prima dell'alba. Giovane e bella in sogno mi parea donna vedere andar per una landa cogliendo fiori e cantando dicea sappia qualunque il mio nome dimanda chi mi son lia e vo movendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda per piacermi allo specchio qui m'addorno ma mia suora Rachel mai non si smaga non si allontana dal suo miraglio specchio e siede tutto giorno e lei di suoi belli occhi veder vaga com'io dell'adornarmi con le mani lei lo vedere e me l'ovrare appaga. Questa di Lia e Rachele è un'importante storia della Bibbia. Giacobbe, figlio di Isacco e di Rebecca, a un certo momento dovette fuggire e si rifugiò presso suo zio Labano, fratello di Rebecca. Labano aveva due figlie, Lia la maggiore e Rachele. Lia bruttina, Rachele bellissima. Giacobbe si innamorò di Rachele e la chiese in sposa. Labano gli disse, lavora 7 anni per me e potrai sposare Rachele. Il giorno del matrimonio, leggo dalla Bibbia. Ma quando fu sera, egli, Labano, prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano, che mi hai fatto? Non è forse per Rachele che sono stato al tuo servizio? Perché mi hai ingannato? Labano gli spiegò che tradizione vuole che si sposi prima la figlia maggiore. E gli disse, lavora altri 7 anni da me e ti darò Rachele. E così fu. Nell'esegesi cristiana, queste due sorelle, Lia e Rachele, sono state viste come simbolo della vita attiva, Lia, e della vita contemplativa, Rachele. E a questo si riferisce Dante con l'ultimo verso, lei, Rachele, lo vedere e me l'ovrare appaga. Nell'esegesi dantesca, queste due figure sognate da Dante sono state viste fin dall'inizio come prefigurazione delle due figure femminili che compariranno nel paradiso terrestre, Matelda e Beatrice. Così anche il sapegno, e mi sembra la cosa più ragionevole. Nella seconda metà dell'Ottocento questa interpretazione venne contestata da Giacomo Poletto, un sacerdote autore di numerose opere su Dante, tra cui anche un commento della Commedia, ma soprattutto un dizionario dantesco in 8 volumi
che è stato criticato per i troppo insistenti e unilaterali richiami alla Summa di San Tommaso. Poletto sostenne che le due sorelle prefigurano entrambe Matelda, non Beatrice. Questa idea ebbe poi, e fino ad oggi, numerosissimi seguaci, tra cui, per fare solo qualche nome, Luigi Valli, Bruno Nardi, Charles Singleton e più recentemente la Chiavacci. Il discorso che ha convinto così tanti dantisti è basato su due passi danteschi, uno dal Convivio e l'altro dalla Monarchia. Nel Convivio Dante dice: «Veramente è da sapere che noi potemo avere in questa vita due felicitadi, secondo due diversi cammini, buono e ottimo, che a ciò ne menano. L'uno è la vita attiva e l'altro la contemplativa». La vita attiva e la contemplativa, ovvero Lia e Rachele, conducono a due felicità che possiamo avere entrambe in questa vita. Quindi, dicono, alludono a Matelda e non a Beatrice, che conduce Dante alla, virgolette, vita eterna che non è di questo mondo, come scrive la Chiavacci, basandosi, come Poletto, su un passo della Monarchia che tratta lo stesso argomento ma con parole che sembrano dire cose diverse, o meglio, che sono state intese, a mio avviso erroneamente, come affermanti cose diverse. Due fini da perseguire additò all'uomo l'ineffabile provvidenza: la beatitudine di questa vita, configurata nel paradiso terrestre, e la beatitudine della vita eterna, la vita eterna, quale si realizza nel godimento della visione di Dio e che è dato prospettare nel paradiso celeste. Che la vita eterna non sia di questo mondo, Dante non lo dice, però lo diceva Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Il che non significa che non sia raggiungibile mentre viviamo. Lo è raggiungibile in questa nostra vita. Possibile che non si riesca a tener conto del fatto che Dante arriva al paradiso celeste, arriva alla vita eterna, arriva a vedere Dio da vivo. Certo, è eretica questa posizione, lo so, per questo il Poletto l'ha contestata, ma è innegabile. E questo è il pensiero di Dante, ed è un punto fondamentale del suo pensiero. Tornando al sogno, c'è anche chi interpreta diversamente Lia e Rachele. Così, per il Di Salvo, prefigurano rispettivamente Virgilio, l'attiva impegnata vita pagana che culmina nella creazione dell'impero romano, e Stazio, visto in quanto cristiano, come simbolo della civiltà creata da Cristo. Per i Sermonti, Lia prefigura il compimento della funzione di Virgilio, Rachele l'attivarsi della funzione di Beatrice. Quanto a me, tenendo conto dei due passi del Convivio e della Monarchia, che dicono la stessa cosa, penso che le due sorelle raffigurino, come intendevano gli antichi commentatori, i due fini che l'ineffabile provvidenza dittò all'uomo, le due felicità, i due paradisi, e quindi anche Matelda che guida Dante nel paradiso terrestre e Beatrice che lo condurrà a quello celeste. E già per gli splendori antelucani, la luce che si diffonde prima che sorga il sole, che tanto a pellegrin surgon più grati quanto, tornando, albergan men lontani, meno lontani da casa. Le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami, veggendo i gran maestri già levati. Quel dolce pome, la felicità,
che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami, sazierà la tua fame, per rimanere nella metafora del pome. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste iguali. Tanto voler sopra volermi venne dell'esser su, di arrivare alla cima del monte, ch'ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne delle ali, perché il suo è un volare. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse, e saranno le ultime parole pronunciate da Virgilio: il temporal fuoco e l'eterno, le pene temporali del purgatorio e quelle eterne dell'inferno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dov'io per me più oltre non discerno. Virgilio, che rappresenta la ragione, può arrivare solo fino al paradiso terrestre. È un concetto che Dante ribadisce spesso, ricorderete quel matto e chi spera che nostra ragione. Tratto to qui con ingegno e con arte, lo tuo piacere omai prendi per duce, lasciati guidare dal tuo piacere, forse è dell'erte vie, forse è dell'arte, le vie ripide e strette. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi le erbette, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce. Qui nel paradiso terrestre non c'è bisogno di seminare, tutto nasce da sé. Così era anche la vita nell'età dell'oro, secondo il racconto di Ovidio. Mentre che vegnan lieti gli occhi belli che lagrimando a te venirmi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli, tra i fiori. Qui parla ovviamente di Beatrice, quasi tutti i commenti notano che la parola lacrimando comparve già nel secondo canto dell'Inferno. Gli occhi lucenti lacrimando volse. È uno dei tanti elementi che collegano la fine del purgatorio all'inizio dell'Inferno. Non aspettar mio dir più, né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora, e sarebbe un errore non fare a suo senno, perch'io te sovra te corono e mitrio. I commentatori moderni respingono l'interpretazione di molti tra gli antichi che intendevano le parole di Virgilio come riferite alle due autorità, temporale e spirituale, sottolineando che Virgilio non ha l'autorità di conferire un potere spirituale. Quindi lo intendono semplicemente come ti proclamo Signore e guida di te stesso. Su questo ultimo verso, come anche sul fatto di poter seguire il proprio arbitrio o addirittura il proprio piacere, ho molto da dire, ma ne parlerò nella puntata del mandala. Ma due parole le voglio dire sul verso 140, libero, dritto e sano è tuo arbitrio. Non è il libero arbitrio, ne ho già parlato leggendo il canto 18, in cui veniva detto che il libero arbitrio è una libertà innata. Non è la libertà che Dante va cercando, che raggiungerà la fine del paradiso e di cui ringrazierà Beatrice. Ma è comunque una libertà, ed è la libertà ottenuta grazie alla totale purificazione.